Ciao a tutte e benvenute nel mio nuovo video tag. Sapete che ho gli stessi acconciatura di capelli, trucco, è perché sto facendo due video in un giorno. L'unica cosa è che ho cambiato la maglietta per fare finta di niente, come se fosse un altro giorno a parte. Ma io giustamente ve lo sto dicendo perché sono intelligente. Comunque, questo sarà il video tag sulla morte. Proprio un argomento divertente e simpatico. Sì, le domande sono soltanto 6, quindi sarà un video tag molto breve. Iniziamo con la prima domanda. Come preferiresti morire? Diciamo che io non ho nessuna pretesa esagerata. Io vorrei morire a 100 anni, facciamo anche 90, dai. Per non essere esagerati, 90 vanno benissimo. A 90 anni, ovviamente arrivarci nel pieno delle forze che posso camminare da sola, andare in bagno da sola, cioè essere sempre indipendente, però una bella sera andare a dormire e non svegliarmi più. Fine. Questa sarebbe la morte perfetta. Se dovesse invece essere una cosa che non può attendere 90 anni, spero che comunque sia una cosa rapida e indolore, cioè non me ne devo accorgere completamente, speriamo. Seconda domanda, cosa ne sarebbe il tuo canale YouTube? Sicuramente è la stessa cosa che sto facendo in questo momento, la muffa. Il mio canale sarebbe la muffa. A chi lasceresti i tuoi soldi? Partendo dal presupposto che se trovo un euro nel mio borsellino già devo dire grazie a tutti. Grazie, non lo so. A chi? Non potrei lasciare nessun soldo a nessuno, ma se dovessi avere dei soldi, mi sembra ovvio che li lascerei alla mia famiglia. Che sarebbe il tuo corpo? A volte penso che sia meglio essere cremati, perché così non ci sarebbe la rottura di scatole di essere mangiucchiata dai vermi e tutto l'allegra famigliola. Però mi farei comunque seppellire perché è giusto che comunque i miei cari, se avrò qualcuno che verrà gentilmente a lasciarmi un fiorellino, almeno ha dove venire con una bella, cioè avere una bella foto, dove mettere i fiori, un bel vaso. Quindi seppellire, mi farei seppellire tranquillamente, normalmente al cimitero. Come vorresti che fosse il tuo funerale? Direi un funerale semplicissimo. L'unica cosa che voglio, che questa idea devo ammettere che mi è venuta da un link di Facebook, mi piacerebbe avere durante tutta la messa un tizio vestito da mietitore, proprio con proprio la vestito da morte, in un angolo. Per tutto il tempo deve essere messo in un angolo. Sarebbe una cosa molto d'effetto. Ultima domanda. Cosa ti mancherebbe di più dopo la morte? Domanda più stupida, non lo so, cioè, scusami, se muoio, cosa mi può mancare? Vivere, no? Cioè, cosa mi può mancare dopo la morte? Vivere? Oppure, cioè, perché io sono credente, quindi penso che morendo tutti ci rincontreremo in un posto bellissimo, tutto. Quindi penso che non mi mancherebbe niente. Video molto breve e simpatico, insomma. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao ciao. Scusate se non mi viene un saluto mai decente alla fine dei video. O faccio ciao ciao, o faccio ciao. Cioè, perdonatemi. Comunque, ciao.